I Natali e l'infanzia. Il 3 luglio del 1933 i coniugi Indorato Ignazio e Sciascia Giovanna, dopo 7 anni dalla nascita del primogenito Matteo, sono stati allietati dalla nascita di 2 gemelli, Michele Arcangelo e Giovanni Mario. All'età di 6 anni i 2 gemelli hanno iniziato a frequentare le scuole elementari ed hanno avuto come insegnanti per i primi 4 anni la signorina Giuseppina Savatteri e per il 5° anno la signora Rindone Letizia Angelina. Dopo 56 anni, per sua iniziativa, gli alunni delle scuole elementari, compagni in quel periodo, hanno realizzato un incontro, ricordando gli anni vissuti insieme, una giornata significativa e suggestiva, trascorsa anche alla presenza degli amministratori comunali. Nella chiesa celebrando la messa, ringraziamento per i nostri insegnanti che hanno saputo inculcare in noi veramente i veri valori della vita. Stamattina noi dicevamo agli scolari, agli alunni della 5ª elementare, che noi ancora ci ricordiamo del bene che hanno fatto a noi i nostri maestri. E anche il fatto che ci hanno trattato veramente come tanti figlioli. Io devo qui ricordare qualche episodio, ma episodi diciamo non ne ricordo tanti, sapete perché? Per un motivo, perché poi continuando gli studi nella scuola media, andando a Caltanissetta, poi andando in seminario, frequentando il liceo, poi la teologia, praticamente io ho incontrato tanti e tanti, noi abbiamo incontrato tanti alunni, lui ha frequentato fino alla prima liceale, in seminario, è stato pure in seminario. E quindi poco ci ricordiamo di episodi particolari. Seminaristica. Michele Arcangelo con il fratello Giovanni sono entrati nel seminario vescovile di Caltanissetta, iniziando a frequentare la 2ª media inferiore. Il fratello Giovanni, dopo aver frequentato il 1° liceo classico, ha abbandonato la frequenza in seminario, mentre Michele Arcangelo, con la ferma volontà di farsi sacerdote, ha continuato gli studi. È stato ordinato sacerdote da Monsignor Francesco Monaco, vescovo di Caltanissetta.
nella chiesa cattedrale e per un breve periodo di tirocinio è esplicato il suo ministero sacerdotale a San Martino a fianco del fratello Don Matteo. Pastorale in diocesi. Dopo un anno di tirocinio, il vescovo di Caltanissetta lo ha destinato nella parrocchia matrice di Santa Caterina Villarmosa come vicario collaboratore dell'arciprete Don Giuseppe Carbotta. Nel 1963 il vescovo di Caltanissetta ha disposto il trasferimento di Don Michele con l'incarico di viceparroco nella chiesa madre di Vallelunga a Pratameno. Parroco resuttano. Nel 1970 il vescovo Monsignor Alfredo Maria Garcia lo ha destinato a Resuttano con l'incarico di parroco della nuova chiesa di San Paolo Apostolo, dove è rimasto fino all'ottobre del 1999. Fatta a Resuttano. La ristrutturazione della chiesa con la pavimentazione in marmo, l'intonaco interno ed esterno, la costruzione del campanile con l'orologio, l'ampliamento delle sale parrocchiali, l'istituzione dell'emittente radiofonica Radio Comunità Nuova, tuttora in funzione, che porta la voce della parrocchia in tutte le case resuttanesi. L'istituzione della sala cinematografica annessa alla parrocchia ed infine
l'istituzione delle rappresentazioni dal vivo della Settimana Santa. Sotto Gesù, il Nazareno, il sedizione. Egli, il popolo ha sollevato di volta. Si è fatto re, noi lo giudichiamo. Secondo la nostra legge, a bestemmiare. È reo di morte. Reo di morte! Lo condanni, Pilato. Noi sappiamo che le tue mani reggono la giustizia di Roma. Contro Cesare egli si è levato, si è fatto re. Ma uno è il nostro re. Cesare! Cesare! Popolo maledetto, pensate che la rogna... La
Claudio Maria, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Siete venuti insieme nella casa del Padre perché il vostro amore riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Ignazio e Piera, siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione. Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita. Siete disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Col consenso ora manifestato dinanzi a me e ai testimoni, voi avete contratto il matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa, matrimonio elevato alla dignità di sacramento da nostro Signore Gesù Cristo. Questo stesso matrimonio, oltre la grazia divina e gli effetti sanzionati dai sacri canoni, produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato che voi siete ugualmente tenuti a rispettare. Parroco a San Martino. Nel novembre del 1999, a seguito della morte del fratello Don Matteo, è stato nominato dal vescovo di Caltanissetta, Monsignor Alfredo Maria Garcia, parroco della chiesa Santa Maria Addolorata in San Martino.
opere di maggior rilievo ricordiamo la ristrutturazione della chiesa, l'ampliamento della canonica e delle sale parrocchiali, il monumento a Don Matteo in dorato nel piazzale della chiesa e l'intitolazione della stessa piazzetta. Personalmente il Santo Padre Giovanni Paolo II. Nel luglio del 2008 si è recato con il Vescovo e i sacerdoti della diocesi nella Terra Santa per visitare i luoghi dove è vissuto Gesù Cristo. È stato per lui un coronamento della sua vita sacerdotale. Il fervore che traspariva nel suo volto nel raccontare la bella esperienza vissuta. Parecchie manifestazioni. Allora facciamo la benedizione. Prima della benedizione volevo dire una parolina però. Riprendendo un po' dalla liturgia che abbiamo celebrato, a proposito delle grandi cose che ha fatto il Signore, abbiamo già fatto la nostra riflessione. Questo busto che ci ricorda la figura di Padre Matteo vorrebbe essere, penso, dobbiamo tenerlo come la voce del profeta, no? Il sacerdote è il profeta che annunzia e prepara la via del Signore che viene. Padre Matteo è stato nella comunità della Dolorata, nella comunità di Sommatino, come voce che grida, cioè come voce che annunzia, perché ha lasciato in mezzo a noi il segno della sua testimonianza che è presente nel cuore di ognuno di noi. Nella tradizione biblica, quando diciamo di benedire questa effigie che noi collochiamo in questa piazza a perenne ricordo del suo servizio pastorale e del suo amore che ha saputo e voglio ricordare l'uomo e il prete, Padre Matteo, che mi è stato vicino nella mia infanzia, fino a 12-13 anni. Molti ricordi mi legano a lui. Come penso ognuno di noi, siamo qui perché lo ricordiamo e ognuno di noi ha dentro un pensiero, un ricordo bello, di grande devozione, di grande attenzione del nostro parroco.
Questo monumento ce lo ricorderà e ogni volta passando di qui, ma anche senza monumento questa città si ricorderà e si sarebbe ricordata per sempre di questo uomo che ha dato tutto sinceramente, che è stato a noi vicino sinceramente. Un saluto e un ciao a Padre Matteo. Ringraziamenti a nome del comitato e anche a nome della famiglia. Il primo ringraziamento l'ho scritto perché potevo anche dimenticarlo, per il basamento di questo monumento, questa opera è... della salvezza imminente e da un impegno serio e concreto di conversione. Raccomanderemo durante la messa i defunti Russo Giuseppina, Cavanelli Ivonne, Caprario Giuseppe e Giuseppina. Poi un ringraziamento a Santa Rita per una grazia ricevuta, ringraziamento alla Madonna e al Crocifisso per grazia ricevuta. Durante questa Santa Messa sarà amministrato un battesimo. Allora vogliamo accogliere questo bambino che tra poco riceverà il primo dei sacramenti che lo farà cristiano, figlio di Dio, partecipe della vita della Chiesa. Allora voglio chiedere ai genitori e ai bambini che nome date al vostro bambino? Gianfilippo. Per Gianfilippo, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate ad educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impara ad amare Dio il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E tu, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Caro Gianfilippo, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. Il suo nome io ti segno con il segno della croce e dopo di me anche voi genitori e padrini farete sul vostro bambino il segno di Cristo. Ed egli disse loro, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano ancora alcuni soldati, e noi che dobbiamo fare? Rispose, non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre pari. Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo, io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure le gaccio di sangue. Sempre membro del suo corpo per la vita eterna, che bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole dell'esempio di Riccardo, portala senza macchia per la vita eterna.
è stata la celebrazione del 50° anniversario di istituzione della parrocchia Santa Maria Addolorata nell'ottobre del 2003, di diverse manifestazioni religiose e folcloristiche, con la presenza del vescovo di Caltanissetta, Monsignor Mario Russotto, e di molti sacerdoti della diocesi. In quella occasione è stata consacrata la chiesa dopo la sua restaurazione. Questa comunità, insomma, siamo venuti da questo popolo di Dio. Allora dobbiamo pregare che questa comunità dia ancora dei ministri del Signore, perché dopo di noi altri continuano la missione. Ma non solo questo. La Chiesa non ha bisogno solo di sacerdoti, ma che tutti diventiamo consapevoli che siamo Chiesa, che in noi è lo Spirito Santo, che tutti diventiamo consapevoli che siamo il popolo di Dio in cammino. Questa nostra fede non dobbiamo perdere, ma deve diventare una fiaccola che dobbiamo trasmettere a chi viene dopo di noi. Il cristianesimo tra le nostre popolazioni dipende da noi. Il Signore, nella sua provvidenza, nel mistero che noi non conosciamo, oggi ci fa vivere proprio qui, nella nostra terra, accanto ad uomini di altre religioni. Reverendissima, a nome della comunità parrocchiale Santa Maria Addolorata di Solmatino, porgo il mio cordiale saluto e un benvenuto affettuoso e filiale a lei, pastore della nostra Chiesa diocesana. È motivo per me di grande gioia presentarle questa comunità parrocchiale, l'altare e il tempio, dove questo popolo si riunisce per pregare, ascoltare la parola, celebrare l'Eucaristia. Questo tempio è stato ricostruito immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, con il generoso contributo dei fedeli e la collaborazione di un comitato guidato da Padre Matteo Indorato, primo parroco di questa chiesa. Ancora con le mura grezze e senza una pavimentazione, in questa chiesa, il 25 ottobre 1953, sono iniziate con entusiasmo ed amore le attività pastorali. I primi collaboratori, insieme al parroco, si sono impegnati con tutte le forze necessarie al risveglio della fede e della vita cristiana. A diverse riprese questo tempio è stato ristrutturato, rifatto il pavimento, arricchito da finestre istoriate e infine da un soppalco per la cantoria. Oggi si presenta più dignitoso, adatto alla celebrazione dei divini misteri. Nella qualità di parroco di questa comunità, chiedo a Sua Eccellenza Reverendissima di consacrare l'altare e il tempio che per questo sacro rito celebrato per il suo ministero episcopale diventa per sempre un luogo sacro dove si riunisce il popolo di Dio per dare gloria a Dio e ricevere la grazia e la salvezza. L'altare che simboleggia Cristo, mediatore della nuova alleanza, è il tempio che simboleggia il popolo di Dio, tempio vivo edificato con pietre vive nel quale viene adorato il Padre,
in spirito e verità. Rinnoviamo il nostro impegno di Chiesa, popolo di Dio consacrato, per manifestare nel mondo le meraviglie dell'amore di Dio. Grazie, Eccellenza. Insieme agli altri sacerdoti saluto il comandante dei vigili urbani, il presidente del consiglio comunale, tutte le altre autorità qui presenti e tutti voi, figlioli carissimi, per questo evento bello e particolare che ci vede gioire perché un tempio ci viene restituito come casa di Dio, luogo di preghiera. Consacreremo, come diceva il parroco, l'altare, dedicheremo questa chiesa alla Madonna Santissima Addolorata, nella certezza che il vero tempio è poi la comunità ed è ciascuno di voi. E allora adesso benediciamo l'acqua lustrale e aspergeremo l'assemblea. Fratelli e sorelle carissimi, prima di dedicare con rito solenne questa chiesa, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in segno di penitenza nel ricordo del nostro battesimo, e saranno asperse anche le pareti e l'altare. Ci aiuti il Signore con la sua grazia, perché docili allo Spirito che abbiamo ricevuto, rimaniamo sempre fedeli nella Santa Chiesa. Padre Santo, luce e vita di ogni creatura, nel tuo immenso amore per gli uomini, non solo li sostieni con la tua provvidenza, ma con l'effusione del tuo Spirito li purifichi dai peccati e li riconduci sempre a Cristo Capo e Signore. Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l'uomo, immerso peccatore nelle acque del battesimo, muoia con Cristo e risorga innocente alla vita nuova, fatto membro del suo corpo ed erede del suo regno. Benedici e santifica quest'acqua che verrà aspersa su di noi e sulle pareti di questo tempio, perché sia il segno del lavacro battesimale che ci fai in Cristo nuova creatura e tempio vivo del tuo Spirito. Concedi ai tuoi fedeli, oggi raccolti in questa chiesa e a quanti in futuro vi celebreranno i sacri misteri, di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo, per Cristo nostro Signore.
Dio Padre di misericordia sia presente in questa casa di preghiera, che la grazia dello Spirito Santo purifichi il suo popolo di tempio vivo in cui egli dimora. Gerusalemme non c'è,
innocente. E se il Tempio era il luogo per eccellenza della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, era la casa di Dio. Difatti il Tempio nella Bibbia viene chiamato Bet Adonai, cioè la casa di Dio. E se il Tempio non c'è più, Dio non ha una casa in mezzo al suo popolo, Dio non abita più lì, a Gerusalemme. Sembra allora il crollo di secoli di speranza, di secoli di promesse, sembra il crollo di mille anni da Abramo e più, mille più anni, 50 anni dopo, come 50 anni dopo Israele torna dai campi di concentramento in Babilonia, 50 anni dopo. Pensate voi alla storia di questi 50 anni, ripensate all'impegno, allo zelo di padre Matteo, ripensiamo allo zelo, all'impegno adesso di padre Michele, per restituire a questa porzione di città, a questa porzione di popolo, il suo tempio, la sua casa di preghiera, che diventa anche un luogo di incontro, di raduno, un luogo in cui gli uni con gli altri possiamo darci la mano e continuare a sperare, a guardare nel futuro, il luogo in cui poterci raccogliere e celebrare il Dio che si è convertito, cioè il Dio che ci torna a guardare, che ci sorride nel cuore. Ecco allora il senso di questo tempio. Ed è giusto, ed è significativo, e mi compiaccio anche della presenza del sindaco e delle autorità, perché è un pezzo di questa città, è un pezzo di questo popolo che vuole ricostituirsi di nuovo, partendo dalla storia iniziata 50 anni fa, ricostituirsi come popolo di Dio, in cammino, con un punto di riferimento, un luogo in cui poter battezzare i propri bambini, un luogo in cui poter celebrare il proprio patto nuziale, un luogo in cui celebrare la comunione con i fratelli e le sorelle, la comunione con Dio, un luogo in cui venire ad ascoltare la parola del Signore, un luogo in cui ritrovare speranza e celebrare Cristo Signore che nell'Eucaristia si dà a noi, un luogo in cui poter dare il saluto, l'ultimo terreno saluto ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che si dipartiranno verso la patria celeste. Allora dovete sentire questa casa come questa Bet Adonai, la casa del Signore che è in mezzo a noi. Dovete sentire questa casa come la vostra casa. Non è la casa del parroco, è la vostra, di ognuno di voi. E quando entrate qui è come se nel cuore sentiste finalmente una voce: oh, sono a casa. La Vergine Maria e tutti i santi, l'edificio che dedichiamo al tuo nome sia casa di salvezza e di grazia. Qui si raduni il popolo cristiano, ti adori in spirito e verità e si edifichi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Adesso il Vescovo mette il grembiule e unge tutto l'altare con il crisma. Poi ungerà le pareti della chiesa, le croci che ci sono nelle pareti.
santifichi il Signore con la sua potenza questo altare e questo tempio, che mediante il nostro ministero sono unti con il Crisma, siano segni visibili del mistero di Cristo e della Chiesa.